Ci dispiace proprio che se ne sia andato Mario Carotenuto, un attore di prim'ordine, un volto popolarissimo, una maschera che bene ha rappresentato vizi e virtù del nostro tempo. Spesso veniva definito un caratterista, brutta parola, inadeguata per la sua forza e la sua bravura di interprete, perché non è stato un attore ordinario, Mario Carotenuto. Si è mosso con grande talento dal cinema alla commedia musicale al teatro. Sicuramente meritava molti più riconoscimenti di quelli che ha avuto, ma che sicuramente avrà dal pubblico il riconoscimento più bello, perché la sua maschera non verrà dimenticata. Niente, è un ricordo che io mi porto dentro di me, proprio Mario. Era ed è un'icona nazionale, no? Qui è stato uno dei protagonisti di stagioni felicissime di questo teatro. Il principe della risata in palcoscenico. L'essenza della commedia all'italiana, diciamo tutta. Uno dei più bravi, si faceva sempre il tifo per lui. Era un fenomeno, era un fuoriclasse. No, era un attore vero. Un vero interprete. Un vero professionista. Ecco, generosa è la parola. Simpatico, simpatico, simpatico. Che cosa voleva ascoltare, signorina? Toccata e fuga in la minore di Bach. Toccata e fuga. Di prima mattina. Nego decisamente che esista il destino. Ma scalzoni di quecche! Forse è meglio andare. Sì. Mi promette che veramente ascoltiamo dei dischi? Ve lo giuro. È che proprio non ti reggo. Come? Buongiorno. Ma sa che lei è proprio nato con la camicia?